Annyeonghaseyo, benvenuti a tutti in questo nuovo video. Oggi la vostra Gloria farà degli unboxing speciali di pacchi che mi sono arrivati ultimamente e soprattutto oggi tutti insieme, mentre facciamo un po' di skincare insieme, perché è da un sacco che non utilizzo la sauna facciale per aprire tutti i pori, pulire con Poppy. E se non sapete che cosa sono Sunny e Poppy, li trovate in questo video qua. Ne ho parlato anni fa e ogni tanto vi li menziono. Sono degli accessori per la pulizia della pelle molto profonda che ogni tanto faccio quando mi sento secca, appesantita e devo fare una pulizia generale. Noterete anche in questo video delle nuove amiche che sono tornate, le unghie. Bene sì, ho un po' di news da raccontarvi. Sono state settimane abbastanza piene ma anche molto scoraggianti da una parte, quindi ho fatto di nuovo un po' questa Gloria che prende, va e viene. Adesso vi racconterò tutto, però prima di iniziare vado a preparare la mia sauna, che vi lascio nell'info box il codice sconto, che è sempre valido, non dovrebbe essere scaduto, non dovrebbe mai scadere, per l'acquisto sia di Sunny, che è questa sauna facciale che ogni tanto appunto uso. Si è incollata la carta. No vabbè, che senso, amici? Questo è Sunny. Sunny! Da stamattina che canto sta canzone. Na 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 na, na na na. Vado a svitare il mio serbatoio e vado a mettere dentro un'acqua che sia ovviamente acqua minerale, perché sennò va a fare calcare e noi non vogliamo calcare né dentro la nostra Sunny né sulla nostra pelle. Intanto che qua la vaporella si accende, vi aggiorno su quello che è successo in quest'ultimo periodo. Ossia, sono stati dei giorni abbastanza impegnativi, perché chi mi segue su Instagram ha visto che sono andata all'evento di Sephora al Press Day e anche a un altro evento dove mi hanno tipo mummificato. È stato molto bello, infatti la mia pelle è molto bella. Skinology mi pare si chiami il brand. Questo brand è super professionale, infatti va utilizzato, i prodotti vanno utilizzati da professioniste, e c'era lì una ragazza che mi ha fatto sdraiare sul lettino, mi ha utilizzato tutti questi sieri che sono all'interno, contengono un sacco di peptidi che vanno a fare diversi, che svolgono diversi lavori su per diversi tipi di pelle. Io, avendo una pelle comunque acneica e tendenzialmente secca, mi sono stati applicati diversi sieri, mi hanno fatto anche l'arginato, mi pare l'abbia chiamato arginato. Ora io ero praticamente sdraiata, dormiente, perché mi ero talmente rilassata che mi ha detto: ti faccio anche una maschera che ti applicherò su tutto il volto lasciandoti solo i buchi del naso per respirare, sei claustrofobica? Io: no no, vai, applica. Quindi ero nel mio mondo, tutta la gente che durante l'evento passava e mi guardava mentre facevo questa maschera all'arginato, mi pare l'avesse chiamata così. Subito dopo la maschera mi ha fatto stare qualche minuto sotto la loro lampada LED, che dovrebbe aiutare proprio la cicatrizzazione per chi ha la pelle acneica, comunque delle macchie. Ovviamente loro consigliavano di fare questi trattamenti ogni tot, cioè non una volta all'anno. Io ho voluto provare perché eravamo lì all'evento e ho voluto, non so, farmi mummificare. È stato molto divertente, molto rilassante, e per questo che la mia pelle me la vedo comunque già meglio. Però immagino fare tutti questi trattamenti ogni settimana, due volte a settimana, ciaone. Eventi a parte, tra l'altro spero di ricevere, non è detto che lo riceverò, però spero di ricevere le novità di Sephora, perché sono stata al Press Day due settimane fa, ho visto un sacco di prodotti che mi interesserebbe troppo provare, tipo la collezione di Bridgerton di Pat McGrath, che è stato il brand che ha truccato la seconda stagione di Bridgerton, e io ovviamente ho visto tutto. Voi avete visto Bridgerton, amici? Fatemi sapere. Tra l'altro non so più che cosa guardare su Netflix, perché ho finito tutto. Ho iniziato due drama coreani che mi fanno uscire due puntate a settimana e odio tantissimo questa cosa. Vado ad aprire questo primo pacco, però lo apro al contrario. Sunny! Na 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 na. È da Benefit! Ma oh mio Dio! No, va, no. Allora, loro vincono proprio su tutto quando si tratta di pochette, di gadget, accessori. Ma che bella questa pochette! È super morbidosa. Give a glam. All'evento, al Press Day di Sephora c'era anche ovviamente c'era Benefit. E non potevamo dirvi che cosa nascondeva all'interno, perché c'era questo separé tutto frufruoso a dividere la parte da guardare, le novità. Ci hanno pregato di non filmare e non vedo l'ora che vediate anche voi. Regalati uno sguardo estremo. Ah, è il compleanno del The Real Magnet, e quindi hanno fatto questo incarto stile regalo. Oh! Abbiamo due nuovissimi amici, il The Real Extreme Precision Liner, adoro un nuovo eyeliner da utilizzare, e il Bad Girl Bang Waterproof, il mascara volumizzante più amato adesso in versione
Water Spruce, come piace chiamarlo a me, il famosissimo The Real Magnet. Io su questo ho fatto un reel che vi invito a guardare, molto bello perché si vede proprio la differenza da uno all'altro, da un occhio all'altro, e ha all'interno delle particelle magnetiche che una volta applicate, utilizzando una parte dello scovolino, andiamo proprio a incurvare perché i magneti all'interno del mascara vengono attratti dall'altro magnete sull'applicatore, quindi si incurvano e rimangono lì quando si asciugano. Vi danno proprio questo effetto allungato all'occhio che secondo me è molto molto bello e interessante. Quindi auguri dei Real Magnet. Non vedo l'ora di provare il Bad Girl Bang Waterproof, questo qua, e anche il The Real Extreme Precision Liner. E no, non è questa la novità che ho visto al press day, non è assolutamente questa, non vedo l'ora che la vediate, sarà molto interessante. Vi do un indizio: cubotti. Cium 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 cium. Ops. All'interno abbiamo due sample del Juicy Pop, che vi segnalo che mi ha aiutato tantissimo questo a levigare la mia pelle e quindi anche aiutare le macchie da acne che vi dicevo prima ad attenuarsi e schiarirsi. Poi abbiamo lo shampoo e la maschera della linea Berry, in anche qua formato sample, ma mi hanno mandato questo pacco per il compleanno di Mulak con l'invio dello Psy Gloss. Happy birthday Mulak, bellissimo! Questo qua è il plumping, è il gloss effetto plumping sulle labbra, che io adoro tantissimo, sia questo trasparente, che è quello classico, e sia quello colorato che hanno fatto dei Lip Psy Gloss. Mulak compie 8 anni e io sono triste perché sono già passati 8 anni. Cioè, ma io da quant'è che sono sul web, raga? Comunque potete averlo in regalo, l'Eye Gloss, che è la versione trasparente di Lipsy Gloss, in regalo con una spesa minima di 39,90€ dall'11 al 21 aprile. Ve lo segnalo perché me l'hanno scritto qua e quindi immagino che io lo possa dire. Tornando a parlare del press day che c'è stato di Sephora, sono rimasta molto molto contenta di tornare a fare queste cose. Mi mancava tantissimo partecipare agli eventi, mi mancava proprio vedere le persone, avere... proprio una serie di pubbliche relazioni con gli altri, no? Avrei voluto rimanere di più al press day, però siamo dovuti scappare. Quel giorno ho provato anche il coreano, il cibo coreano, per la prima volta, perché sapete che la vostra amica si è sempre cucinata da sola le cose, cioè io il bibimbap e tutte le altre cose, i tteokbokki, non mi vengono in mente altri nomi, japchae, vabbè, quelle robe lì me le sono sempre cucinate io, guardando delle ricette di coreane che seguo e ho riprodotte a casa, a volte seguendo proprio passo passo le ricette, altre volte facendo un po' facendomi prendere dall'estro creativo. Però non avevo mai assaggiato il sapore, proprio il vero cibo coreano preparato da un coreano, dai coreani. E quindi sono andata a Milano con Nicolas. Siamo entrati in questo locale che si chiama Dream, mi pare. Comunque li ho taggati sempre su Instagram e mi sono trovata strabene. A parte che appena sono entrata le due ragazze ci hanno salutato normalmente, ciao ciao benvenuti, e io ho fatto sottovoce, proprio ho detto annyeonghaseyo, ma scherzando, perché ho detto vuoi non salutare in coreano, cioè vuoi non fare un saluto, e loro subito annyeonghaseyo, annyeonghaseyo, contentissime di sentirmi parlare così. E infatti Nicolas è morto dal ridere perché fa, non avrei mai immaginato di salutarli in coreano. E quindi sono rimasta molto contenta già solo dall'accoglienza, e tra l'altro non sono rimasta delusa, anzi erano proprio sapori che mi aspettavo di sentire, ma con quel qualcosa di diverso. Ovviamente quando prepari a casa qualcosa fatto da te sai già che sapore potrebbe prendere, no? Perché colleghi il cibo che stai preparando a quel sapore, quindi ti prepari già psicologicamente, dici ok, saprà di questo. Quando ordini e sei proprio alla cieca, ti senti coccolata, ti senti, cioè non sai a cosa stai andando incontro, non lo so, sono tutte mie pare sul cibo, però vi giuro mi sono proprio rilassata, ci voleva, è stato molto molto bello e non abbiamo speso neanche tanto, quindi se vi va di passare a trovarli ve li segnalo. Da Astra comunque ho ricevuto una novità per quanto riguarda fondi e correttori. Mi segnalano l'uscita di nuovi Transformist, che sono i fondotinta e correttori tutto in uno. Per fortuna, e vi ringrazio, mi hanno inviato delle tonalità molto molto chiare. Questi durano fino a 16 ore e mi hanno mandato la 02 e la 01, quindi le più chiare in assoluto. Io vi ringrazio, grazie team Astra. E mi hanno mandato anche appunto i correttori a lunga tenuta con all'interno l'SPF 15, e questi durano però 12 ore. E anche qua mi hanno mandato la tonalità 1 e la tonalità 2. La 1 ha un sottotono un po' più rosato e
la 2 invece ha un sottotono più giallo, quindi non sono entrambi chiari ma hanno due sottotoni diversi. Stessa cosa per i fondotinta correttori, infatti questo qua, lo 01, è un po' più rosato e questo qua, lo 02, è un po' più caldo. Can't wait to try, thank you so much. Ho ricevuto anche pacchi da Lush. Io da Lush ricevo sempre un sacco di cose molto molto sfiziose e carine, però purtroppo non posso utilizzare quello che mi mandano perché si sono fissati con me a mandarmi le balistiche e io non ho una vasca. Non faccio neanche, dovrei forse iniziare a farle per farle fuori, i pediluvi. La gente dice: hai delle balistiche che non sai come utilizzare, amica? No problem, prendi una vasca. Sì, una vasca. Grazie, non ce l'ho una vasca. Prendi una ciotola e ci fai l'insalata. Prendi una bacinella, ok? La bacinella, quella che usi per i panni, amica. Prendi una bacinella, riempila d'acqua bollente e infilaci dentro la tua ballistica e ti fai il pediluvio utilizzando tutte le ballistiche che hai. È vero, ma chi c'ha voglia di farlo? Se io, se avessi una vasca da bagno, probabilmente non avrei neanche voglia di riempire la vasca da bagno, capito? Sono molto pigra, quindi Lush, io sono un amante delle maschere. Anziché mandare a me le ballistiche che non ho una vasca, ma pensate come... mandatemi le maschere, che mi piacciono molto, le creme, le maschere. Le maschere. Si era capito? Le maschere. Comunque mi sto per uccidere perché questo pacco è inapribile. Si può dire inapribile? Non lo so. Vediamo che cosa c'è al interno. Oh, la versione, sì, la versione. È la Pasqua. È la Pasqua di Lush. Novità appena schiuse, la primavera alle porte. La nuova collezione Lush di Pasqua è pronta a regalare un sorriso a tutte. Allora, nel primo scomparto, Sunny, possiamo spegnerti perché mi hai rotto un po'. Brava Sunny, mettiamoci da parte. Che profumo. Allora, nel primo scomparto troviamo questo. Questo è un sapone. Sono sicura che mi si sta sciogliendo. No, non è un sapone, questo è un olio da massaggio. Che buono. Lo scrub corpo Down the Rabbit Hole. Ah, carino. Porta la pelle nel paese delle meraviglie. Un coniglietto delizioso, profumo fruttato da passare sulla pelle bagnata per esfoliare dolcemente per un risultato perfettamente liscio, morbido e luminoso. Riso macinato offre esfoliazione fine elegante. Mette burri biologici di cacao, carite, il lipe idratano e si prendono cura della pelle, gli oli essenziali di bucco. Ok, è uno scrub. Avrei detto tutto tranne che uno scrub. Ma che bello, poi che ti si scioglie tutto addosso. Sì, però si scioglie un po' troppo. L'altro scompartimento... la gelatina da doccia. Ecco, le loro gelatine da doccia mi stanno molto simpatiche perché le utilizzo. E poi vabbè, la maggior parte delle volte mi scivolano proprio in doccia e non le vedo più, quindi le uso tipo una volta o mezza. Però sono molto divertenti, sembra uno slime fatto per la doccia. Bucco, anche qua, cardamomo, verbena, arancia. Fantastico, insomma, anche questo super fresco. No, dai. Wow. Qua mi viene in mente Gold Digger. Questo qua penso sia proprio una bomba da bagno. Questo è uno spumante da bagno, The Easter Bunny. Lo vedete che è un coniglio con il mantello? È un coniglio volante. Buonissimo, veramente molto buono. Questo crea delle montagne di morbide bolle glitterate. Io odio adesso tutta la gente che ha la vasca da bagno. Vi odio, sappiatelo. E nell'ultimo scomparto, fa che sia una maschera, fa che sia una maschera. No. È un gel doccia. Anche loro io li amo. Sto finendo quello della collezione di San Valentino. Buonissimo, forse è il mandarino. Ricordo. Comunque questo qua è il WhatsApp Doc. Profumo di carota, dolce, succosa e piena di vitamina A. E una favola per la pelle. Carota, coniglio, Easter, Pasqua, ok. Voglio snasarlo perché questo finirà in doccia subito. Buono. Non è particolarmente invadente come profumo, però buono. Mi ricorda qualcosa della mia infanzia. Che mangiavo carote da piccola. Sì, nel senso, chi non mangia le carote? Grazie Lush. Poi abbiamo un pacco da Huda Beauty. Qua ci sono delle novità molto interessanti perché io ho visto subito questo pennello e ho fatto cosa hanno spedito? In questo pennello, che è un Face Cheek Color Complexion Brush. È il momento di essere un po' cheeky. Hanno creato i loro primi blush in stick e sono diversi da qualsiasi altro blush in crema perché sono waterproof, no transfer, a lunga tenuta e si sfumano perfettamente sulla pelle. Sono disponibili in 5 tonalità e hanno un effetto naturale e un finish luminoso super sexy. Eccoli qua! Questi sono tutti blush e abbiamo Betty Berry, che io già amo perché cercavo un blush malva. Se conoscete l'app Meitu o Snow, che sono molto utilizzate in Asia, sapete che ci sono dei look che ti autotruccano, ovviamente fanno un po' ridere, però in Meitu sono molto belle, cioè sono molto belli gli effetti, molto naturali se la foto è fatta bene in HD. Vi consiglio di scaricarle e provare. C'è un effetto in particolare dove
ti crea questo blush su tutta questa parte qua, molto molto scuro, color malva. E io cercavo un blush malva per fare lo stesso effetto dal vivo. E niente, grazie Uda che l'hai inventato, perché il Baddy Berry sembra perfetto. Io lo aprirei così, lo swatchiamo insieme perché sono stracuriosa. Questo è il colore. Allora, è molto burro cacaoso, perché è veramente molto trasparentato. Si sfuma molto bene. E rimane anche con questo effetto sheer, non troppo matte. Mi piace. Si può... si può fare l'effetto che dico io. Proud Pink mi ispira anche. Perché io sono molto da blush super rosa. Quelli aranciati non mi piacciono. Anche perché col mio incarnato non me lo vedo proprio. Questo è leggermente per le sciuente. C'ha delle pagliuzze, dei metalli. C'ha dei metalli dentro. Dorati, che vanno proprio a riflettere la luce. Infatti questo qua è un rosa con delle pagliuzze dorate, vedete che riflette tantissimo, è un po' metallizzato, però l'effetto non è super invadente come sembra una volta applicato. Molto carino anche questo. Su di me è che io utilizzo tanto i rosa, sono molto belli i rosa, però non vedevo l'ora di utilizzarne uno un po' più malva per accentuare questa parte, come vi dicevo prima. Bene raghi, questo unboxing è finito, io adesso inizio a truccarmi, a prepararmi e utilizzerò un po' di questi nuovi prodotti. Se vi va di scoprire questi prodotti, aspettate la prossima uscita, dove ci sarà appunto un mi preparo con voi con i prodotti che ho appena mostrato, con almeno la maggior parte dei prodotti che ho appena mostrato praticamente all'opera. Io spero che questo video unboxing un po' così, mi andava di chiacchierare mentre aprivo i pacchi con voi, spero che vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video, sempre su questi schermi. Ciao.